Ciao a tutti, sono qui con un nuovo video e oggi farò i preferiti del mese di dicembre. Iniziamo subito le canzoni del mese. Ve le faccio ascoltare, sono due. La prima che vi faccio ascoltare è dei The Calling, che è una band. È un po' vecchia come canzone, però l'ho riscoperta da poco, ed è Wherever You Will Go. Insomma, questa è una canzone abbastanza romantica e l'ho risentita casualmente su YouTube e l'ho scaricata perché veramente me ne sono innamorata. L'altra canzone, i due cantanti, una è Zara Larsson, o Larsson, chiamatela come volete, non so bene come si pronuncia, e MNEK, che non saprei come dire, MNEK, non lo conosco come artista, però veramente mi piace. E la canzone si chiama Never Forget You. Allora, la canzone era questa e veramente mi piace molto, anche perché ha un ritmo alla fine molto carino e ballabile anche. Per quanto riguarda film, telefilm del mese, io ho finito finalmente Glee. 6 stagioni le ho finite. Ci sono rimasta male perché era una serie che mi legavo un po' da tempo e veramente ero molto affezionata. Però è finito nel migliore dei modi e quindi questo. E ho iniziato Dr. House, quindi anche questo sarà comunque, credo, la serie televisiva del mese di gennaio, che tra l'altro c'è il mio compleanno il 30 gennaio. E profumo del mese ve lo faccio vedere subito. Non ce l'ho in formato grande, ma ho il campioncino che mi è stato dato in profumeria ed è questo qua. Alien, di questa personina qua. Thierry Mugler, non l'ho mai sentita. Molto... è fredda come profumazione, ma è allo stesso tempo sa di fiori, di ambiente colorato. È buonissimo, dovete sentirlo. Per quanto riguarda accessorio preferito del mese, ho questa collanina qua che mi ha regalato il mio ragazzo e mi sono anche arrabbiata perché io avevo detto non regalarmi niente, mi raccomando, non voglio niente, non ci facciamo niente, stiamo insieme per Natale, me l'ha regalata per Natale, ma non mi interessa aver nessunissimo regalo e lui mi ha preso questa, che tra l'altro è di Swarovski e tu, se stai guardando questo video, morirai, ecco, e niente, perché mi sto ancora nei video. Che ha forma di cuore, non so quanto si possa vedere, aspettate. È forma di cuoricino con un brillantino al centro ed è stato carinissimo da parte sua, però ti ammazzo. Prodotti del mese sono due prodottini di make-up. Make-up Fixer di Kiko, l'ho pagato su 6 euro mi sembra, ed è a spray. E mi chiede veramente il make-up senza sbavature, anche fondotinta, tutto, sopracciglia, fondotinta, tutto. Veramente tanto, quindi ve lo consiglio. L'altro prodottino è di Essence, la 02 Medium di questo double packaging. Il bronzerino da questa parte, questo è l'illuminante, è veramente bello questo bronzo, la tonalità 02 Medium. Cibo del mese, allora siamo in festività, quindi il cibo del mese faccio torrone, quello friabile, io adoro il torrone, non troppo duro, infatti era quello friabile. È questo, insomma, in queste festività. Cover del mese è questa qua, che mi è stata regalata da due mie amiche 2 anni fa, mi sembra, più o meno. Ed è questa, è per l'iPhone 4, ed è molto molto lucente al sole, perché vedete che si vede che cambia. Me l'ha regalata Letizia ed Elena, e sono state molto carine. Foto del mese ve la faccio vedere dal telefono, che secondo me è ovviamente con il mio ragazzo, però secondo me è una foto venuta sia bene ma è anche dolce, quindi insomma questa qua, questa è la foto del mese. Piace, non piace, a me piace. Evento del mese, non ci sono stati tanti eventi, metto il 24 come evento, che sono uscita con un mio amico che si chiama José, che saluto se sta vedendo questo video, e il mio ragazzo e un altro loro amico, e siamo usciti a mangiare al sushi, quindi questo è un evento. E poi vabbè, un po' le festività, il 25 era Natale, il 26 Santo Stefano. Tra l'altro, buon anno a tutti, un buon 2016, perché come evento ovviamente c'è Capodanno e l'anno nuovo, quindi auguri. Applicazioni del mese, non hanno una vera e propria applicazione, se riesco vi lascio la foto, ma trovate anche il sito comunque. Ed è AliExpress, è un sito che c'è anche sotto forma di applicazione
che serve per comprare oggetti di marche anche molto costose a pochissimi euro, e veramente ve la consiglio. Ho comprato un sacco di... ci mettono un po' ad arrivare, però la spedizione è gratuita, ci mettono tipo un mesetto ad arrivare, un po' di più, però li sto ancora aspettando e vi farò la recensione, sicuramente vi farò vedere gli acquisti. Ne ho comprati tantissimi, rossetti MAC, cose di Too Faced, tantissime cose che non mi ricordo neanche più, ma veramente merita quel sito, andate a vedere. Vabbè, questi erano i miei preferiti del mese di dicembre, spero vi sia piaciuto, un bacio al prossimo video.